a tutti e ben ritrovati e ben arrivati ai nuovi iscritti sul canale. Siamo quasi in 11.000, ce la possiamo fare a raggiungere a brevissimo il traguardo e sono felicissima perché vuol dire che siamo sempre di più a desiderare di prenderci cura dei nostri capelli in maniera quanto più consapevole. Volevo anche dirvi che da qualche settimana riesco a dedicarci un po' più di tempo a Instagram. Mi trovate sotto il nome Beautylicious Delight Rosalia. Beautylicious Delight, come sapete, è un po' complicato da scrivere, però io ve lo lascio qui in sovraimpressione. È il nome del brand di erbe e tintori che trovate sul mio sito. Spesso e volentieri sfrutto la feature di Instagram che vi permette di pormi delle domande e alle quali io poi rispondo, mettendo in evidenza poi queste risposte nelle stories che trovate sul profilo, perché così possono tornare utili anche in futuro a delle persone che possono avere gli stessi dubbi che avete voi. Quindi se non trovate le risposte ai vostri dubbi qui sul canale YouTube oppure sul blog, vi invito a seguirmi su Instagram e a contattarmi lì, appunto sfruttando questa feature che ogni tanto io appunto la rendo disponibile sul mio profilo, e in questo modo vi posso rispondere molto più velocemente che non appunto con un video oppure via email, anche se devo dire che via email rispondo abbastanza velocemente, entro 24 ore, tempo e impegni permettendo ovviamente. L'argomento del video di oggi mi è stato suggerito sempre da una di voi appunto su Instagram, però devo dire che è un dubbio che ho visto che c'era già in varie persone nel corso di questi anni. Non si è ben consapevoli di cosa bisogna usare, cosa bisogna abbinare per ottenere una tonalità più o meno fredda di rosso o più o meno calda di rosso. Va detto che la tonalità di rosso che riusciamo ad ottenere sui nostri capelli varia tantissimo anche in base alla provenienza dell'henné che andiamo ad adoperare, perché le condizioni climatiche, il suolo su cui la pianta tintorea, la Lawsonia inermis, cresce incide tantissimo sulla tipologia poi di rosso, di pigmento rosso che rilascerà sui nostri capelli. Nel caso dell'henné caldo, ramato, il più caldo in assoluto è l'henné egiziano, quindi proveniente dall'Egitto, mentre l'henné indiano, che è quello che trovate anche sul mio sito, proveniente dallo stato di Rajasthan, è una via di mezzo, quindi è una via di mezzo tra un henné caldo, ramato e un henné freddo, mentre gli henné che provengono dallo Yemen, dall'Iran, dal Pakistan, per esempio, sono degli henné che solitamente danno una tonalità di rosso freddo. Ciò non vuol dire che avete la certezza che andando ad utilizzare un henné freddo, quindi proveniente da uno di questi paesi, sui vostri capelli risulterà freddo, un rosso freddo. Ho visto purtroppo casi nel corso di questi 4 anni in cui andavate ad utilizzare su un castano chiaro, quindi un henné rosso, la Lawsonia rossa proveniente dall'Iran, e purtroppo il colore che ne risultava era comunque un rosso ramato, un rosso caldo. Quindi alla fine la parola finale la dice sempre il nostro colore di base e la tendenza a risaltare una tonalità di rosso più o meno fredda. Quindi alla fine sempre il test di prova vi darà la certezza di quello che otterrete sui vostri capelli. Va anche detto che ovviamente per chi desidera ottenere un rosso intenso va fatta la stratificazione, ovviamente anche in base a quello che è la vostra base. Più è chiara, più il colore sarà intenso, più stratificate, più il colore diventerà intenso, ma mi raccomando nel tempo sulle lunghezze occhio alla stratificazione, perché tende anche a scurire, non solo ad intensificare il colore, e più sarà scura la vostra base, non illudetevi, perché non otterrete un rosso più chiaro di quello che è la vostra tonalità, ma ovviamente otterrete solo dei riflessi. Mi viene in mente che c'era il caso di una ragazza, se trovo la foto ve la posto, che era riuscita ad ottenere un bel rosso freddo utilizzando l'henné indiano, stratificandolo sulle lunghezze decolorate, se mi ricordo bene, e al quale aveva aggiunto, dietro il mio consiglio, del bicarbonato e un pizzico, un 10-15% di catamo di indigo. Quindi è possibile ottenere ovviamente un henné freddo, ciliegioso, come vi piace dire, sui vostri capelli, se i vostri capelli andranno a risaltare quella
tipologia di rosso che va appunto sul freddo. Il Catam, ovviamente, ricordatevi che ha più tonalità melanzana, mentre l'Indigo è un po' più freddo, quindi anche qui bisogna un attimino fare dei test e capire sui vostri capelli quale dei due va meglio, in caso decidete di appunto aggiungerlo proprio per raffreddare un po' la tonalità della Lausonia sui vostri capelli. Mi fermo qui, spero di avervi dato un po' più un'immagine un po' più concisa, più chiara su le tipologie di Lausonia che trovate appunto sul mercato e del colore che potrebbero rilasciare sui vostri capelli. Fatemi sapere se voi preferite uno o l'altro, magari in futuro se preferite quello freddo posso cercare di trovare appunto un fornitore che ci fornisca una qualità altrettanto ottima come la Lausonia indiana. E fatemi sapere se avete fatto degli esperimenti e quali sono stati i vostri risultati qui nei commenti del video. Vi saluto e al prossimo video.